Buongiorno a tutti. In questa video lezione voglio ricollegarmi alla lezione fatta sulla cadenza composta perfetta, perché voglio portare come altro esempio di tale formula il significativo contributo degli accordi di sesta eccedente, le cosiddette seste italiane, francesi o tedesche, con anche un accenno alla sesta napoletana. In questo esempio, infatti, vediamo come la cadenza quarto primo quinto primo venga eseguita con l'utilizzo della sesta eccedente chiamata tedesca. Procediamo però con ordine, avvicinandoci a quelli che sono gli agglomerati di suoni inclusi in questa tipologia di accordi alterati. Tali accordi, tra i tanti con suoni alterati, hanno preso particolarmente piede in una forma tipica e ricorrente, tanto da meritare un nome specifico che, come avete capito, è di derivazione geografica, appunto italiana, francese o tedesca o altro. Iniziamo con quella che viene chiamata sesta napoletana. Si tratta di una triade del secondo grado del modo minore, con il secondo grado abbassato. Si presenta sempre in primo rivolto, da cui appunto il nome sesta per l'intervallo che si forma con il basso, e di norma con raddoppio del basso, ovvero la terza dell'accordo, anche nella triade superiore. Questo accordo risolve in genere con la discesa delle tre parti superiori e si collega alla dominante in posizione fondamentale. Oppure su una settima di dominante mantenendo legato il raddoppio del basso, in questo caso con risoluzione sul sesto grado. Oppure anche sulla dominante in terzo rivolto. O ancora sul primo grado in secondo rivolto. Le seste definite invece eccedenti sono accordi del secondo o del quarto grado del modo minore che si presentano caratteristicamente con il sesto grado al basso e il quarto grado alterato, innalzato appunto in una delle parti superiori che forma per l'appunto l'intervallo di sesta aumentata, da cui il nome stesso degli accordi. Abbiamo la cosiddetta sesta italiana quando siamo in presenza di una triade di quarto grado del modo minore in primo rivolto con il quarto grado innalzato che risolve sulla dominante, come nella cadenza frigia appunto. Oppure sul primo grado in secondo rivolto. Il caso della sesta francese è differente, si tratta infatti di una settima del secondo grado del modo minore in secondo rivolto col quarto grado alterato che risolve sulla dominante o sulla tonica in secondo rivolto. Questo accordo non ha obbligo di preparazione armonica, in quanto l'alterazione della terza, divenuta maggiore, lo assimila, malgrado la quinta diminuita, ad una settima di prima specie. Per avere invece una sesta eccedente tedesca si utilizzerà una settima del quarto grado del modo minore in primo rivolto, col quarto grado innalzato, che risolve sul quinto o sul primo in secondo rivolto. Le quinte giuste parallele che si formano risolvendo sul quinto, che è un caso unico nella prassi di condotta armonica, sono generalmente accettate, purché avvengono tra le parti interne, questo sia chiaro. Quando l'accordo risolve invece su un primo grado in secondo rivolto nel modo maggiore, si preferisce modernamente scrivere enarmonicamente il terzo grado della scala minore come appunto secondo grado alterato,
e così si asseconda la sua evidente tendenza melodica. In questo caso, alcuni parlano di sesta svizzera al posto di sesta tedesca, che quindi però, come avete capito, è solo una variante grafica. Notate infine che se viene considerato enarmonicamente questo accordo è identico a una semplicissima sette di dominante, anche se di un'altra tonalità, ovviamente, e per questa ragione anch'essa non ha obbligo di preparazione armonica. Per concludere la lezione lascio qualche esempio tratto dal repertorio per mostrare come i grandi maestri, nel caso specifico ho tratto gli esempi dal repertorio sonatistico di Mozart e Beethoven, hanno utilizzato in larga misura questo tipo di seste alterate nelle cadenze composte perfette o anche d'inganno. Se gli argomenti trattati sono risultati utili e gradevoli, vi chiedo di lasciarmi un like e di iscrivervi al mio canale, qualora non l'abbiate ancora fatto. Cliccate anche sulla campanella per restare aggiornati, sull'uscita delle prossime lezioni. Arrivederci a tutti.